Su Booking, motore di ricerca più famoso al mondo per la prenotazione di hotel e appartamenti, il 94% delle strutture è stato già bloccato. Su Airbnb, sito utilizzato soprattutto dagli stranieri, restano non più di 8 strutture libere nel centro città. Bari è quasi sold out per il weekend lungo che va dal 2 al 4 giugno. Sono migliaia i turisti che sceglieranno il capoluogo pugliese per trascorrere il primo weekend estivo del 2023. Trovare una camera a ridosso dei luoghi di attrazione baresi è difficile, quasi tutti i B&B e gli hotel del centro cittadino e della città vecchia sono ormai già stati prenotati. Per trovare una sistemazione last minute sarà necessario spostarsi di qualche chilometro dalla zona murattiana. A contribuire al grande afflusso di turisti è anche l'iniziativa presentata dalla Direzione Regionale Musei, che apre gratuitamente i luoghi della cultura in occasione della prima domenica di giugno. Sarà possibile visitare il Castello Svevo con la mostra archeologica Antichi Popoli di Puglia, ma sono in programma anche tour in bici e visite guidate nella città vecchia. Il numero crescente di turisti presenti a Bari ha spinto l'amministrazione comunale ad approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. La tassa dovrà essere pagata da chi alloggia nelle strutture e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Bari e sarà versata al gestore della struttura. Federalberghi ha già annunciato che proverà ad impugnare il regolamento, chiedendo di offrire servizi reali ai turisti che arrivano nel capoluogo pugliese. Intanto Bari anche nel 2023 si conferma una delle mete più ricercate dai vacanzieri provenienti dalle altre regioni italiane, ma soprattutto dall'estero.